GF VIP. Tommaso Eletti crolla e vuole uscire. Non sono a mio agio. Il concorrente del GF starebbe già mostrando i primi segni di cedimento, arrivando addirittura a pensare di abbandonare il programma. La fantasia, talvolta, supera la realtà. Lo sa bene Tommaso Eletti. Concorrente del GF VIP è già in crisi per la condizione di isolamento imposta dal reality. Il giovane romano ha infatti ammesso di sentire la fatica e di non essere adatto a questo tipo di gioco. Che prevede di rimanere esclusi dal resto del mondo e per diverso tempo. Eletti si è lasciato andare a una serie di confidenze, nelle quali ha rivelato di iniziare a patire la casa e le telecamere. Qua dentro non mi sento a mio agio. Non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro a un posto. Ma non con le persone, Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa. Sto sempre a giro. Questo suo disagio è stato avvertito anche dagli altri concorrenti. Tommaso tende a escludersi dalle discussioni e a non creare dinamiche. Quelle che portano avanti il gioco e che sono anche il sale del racconto. La sua esperienza a Temptation Island, peraltro molto breve, non l'ha infatti abituato a questo genere di programmi. Nei quali si è sottoposti all'obiettivo delle telecamere 24 ore su 24. La nomination già ricevuta da parte dei compagni è, inoltre, una chiara prova del disagio che Tommaso sta provando. Non si è fatto conoscere, se non per le poche dichiarazioni su Temptation prontamente oscurate dalla regia. Restando in disparte per buona parte della giornata. Per la puntata del 20 settembre non sono previste eliminazioni. Ma la risposta del pubblico potrebbe già fornire il primo riscontro di gradimento nei confronti di Eletti. Tommaso, che oltretutto non esclude di uscire. Ha già chiarito di non aspettarsi molto dal pubblico e di essere pronto all'eventualità di abbandonare il gioco. Dopotutto, non sta neanche provando a emergere e continua a rimanere lontano dal gruppo che invece sembra ben coeso e pronto a regalare una serie di spunti che potrebbero far discutere. La sorte di Eletti è nelle mani del pubblico e, in una certa misura, anche nelle sue.
Non gli resta che decidere quale direzione dare alla sua esperienza da vippone.